della mattina con Farming Simulator 22. Eccoci qua. E allora andiamo avanti con la carriera. L'ultima volta stavo arando questo campo. Ovviamente ho fatto tutto offline, off camera, e quindi mi sono portato un po' di lavoro avanti. Ho acquistato anche dei macchinari e nuovi macchinari. E adesso sto andando avanti con la carriera, cercando di spendere e espande, perché come dice il grande Macho King, se non spendi e espandi non ti espandi. E quindi ho fatto suo il motto e ho deciso di continuare questa avventura e di investire. Approfitto anche per ringraziare l'amico La Zappa Storta per avermi consigliato alcune mod che al momento si trovano nel mod hub esterno, e che appunto sono due macchinari che ci permetteranno di creare sia il biodiesel e ovviamente anche la calceviva. Il biodiesel verrà prodotto ovviamente, come per la mod di Farming 19, con la colza, mentre invece la calceviva potrà essere creata semplicemente dai sassi che sono presenti sul terreno, questi qui che noi vediamo quando andiamo ad arare i campi. Ho anche seminato due campi, uno a frumento e un altro a semi di soia, se non ricordo male. E adesso sto ultimando questo contratto qui. Ovviamente per chi gioca come me con la produzione stagionale, il mio consiglio è quello lì di, se vi riesce, acquistate una serra, perché così durante il periodo invernale, autunnale invernale, avrete l'opportunità di poter passare il tempo, quindi raccogliendo i prodotti, e poi nel momento in cui il prezzo aumenta, il prezzo dei prodotti, e allora li si va a vendere. Io ovviamente ho fatto un bel po' di gioco offline, quindi mi sono portato avanti, e quindi io vi consiglio d'inverno di completare i contratti. Quindi al momento però, dato che nell'attuale versione del gioco non è possibile completare le missioni, specialmente quelle lì per la raccolta del frumento, queste cose qua, quindi vi consiglio, il mio consiglio è quello di selezionare altro tipo di contratto, che sia la fertilizzazione, che sia aratura, queste cose qui. Al momento purtroppo non è possibile completare la missione, nel senso che non vi pagheranno. Hi everyone, welcome to our first appointment with the Farming 22 in the morning.
Today we will go on trying to letting grab the farm. Off camera I have done a lot of jobs. I bought two fields and I see them with the multi-fruits and the soya beans, and I want to say thank you so much to my friend La Zappa Storta for letting me know that there are a couple of great mods, not at the moment, not on the official mods app, sorry, that are the lime machine producer and biodiesel producer. You can produce lime simply putting inside the machine the rocks that you can find on the wheels on the fields while you are plowing or working on the ground, and you will produce with the other machinery biodiesel simply using colza. So you will produce those two products, and it's very important producing biodiesel, because you will not spend waste money, and you will save money, and you can produce the fuel by yourself. And now we'll go on trying to finish the contracts here. And I want to suggest you, if you are playing like me with I don't want to say a profession, but so close to reality, I will suggest you to work on the fields, doing a job like plowing, fertilizing, or something like that, because at the moment the game will not pay you when you finish the mission as you use hard harvester, so they will not pay. You will end the mission at sometimes there is a bug that didn't allow you to complete the mission at 100%, as you have done the job at 100%. Et alors bonjour, bienvenue à notre premier rendez-vous du matin avec Farming Simulator V2. Alors j'ai travaillé un peu off caméra, j'ai continué les travaux ici dans la ferme. J'ai acheté des champs, je l'ai planté avec du blé et de la soya. Puis j'ai téléchargé deux mods qui ne sont pas sur le modab officiel, que sont la machinerie pour créer le diesel. Et la calche, je me rappelle pas du mot, voilà, pardonnez-moi, qui m'a suggéré mon ami La Zappa Storta. Vous pouvez créer naturellement votre diesel
avec de la colza et puis vous pouvez créer de la, comment si dit, de la calce viva avec les cailloux que vous trouvez sur le terrain. Je veux vous suggérer, si vous jouez dans une façon réelle, je vous conseille de pendant l'hiver de jouer à des contrats de travaux sur le terrain. Naturellement, au moment, le jeu il a encore des problèmes. Donc, je vous suggère de faire autre travaux sur le champ, donc ne pas utiliser votre machine pour prendre le bleu ou autre chose. E c'è tu. Allora, volevo anche approfittare, scusate, per ringraziare coloro che si iscrivono al canale quando sono offline, e quindi vorrei approfittare per ringraziare Kaiman850. Approfitto della live per ringraziarti e darti il benvenuto nel canale. Mi auguro che tu possa trovare un canale accogliente, che possa i contenuti possano essere di tuo gradimento. Oh, Cappalocero, mi sembra che comunque robusto sto Valtra, veramente gagliardo. Allora, mo ci sistemo il campo, perché mo penso che sto campo, se c'ho i soldini, lo acquisto e devo seminare. Vediamo cosa si semina in questo periodo. Marzo. Allora, dall'ultima volta ho acquistato alcuni, chiamiamo così, generatori. Ho acquistato un pannello fotovoltaico piccolino che mi è costato 45.000 euro qui sul gioco, e che mi permette intanto di accumulare un po' di soldini durante le inattività. Poi ho acquistato ho venduto lo Stara, il vecchio Stara, e ho acquistato un Massey Ferguson trattore medio nuovo, quello lì. Poi però ovviamente ho venduto un po' di cose come sempre. Poi ho acquistato invece come si dice, fertilizzatrice, macchinario fertilizzatore e spargi spargi calce viva usato, e devo ammettere che l'ho pagato veramente poco. Ho risparmiato il 53% sul prezzo del nuovo. Qualcuno potrebbe dire che forse non è conveniente. Dipende, dipende. Ci sono anche attrezzi e attrezzature che non sono particolarmente datate, ecco, diciamo così, per cui dipende da come siete abituati a giocare. Io, che sono abituato a giocare su questo gioco in maniera abbastanza competitiva, preferisco all'inizio acquistare macchinari usati e mandare avanti l'azienda. E allora, questo è il pannello che ho acquistato. E poi, ah, mi ero dimenticato, tra l'altro, che ho acquistato anche il pollaio, e ovviamente mi sono fatto due conti, e ho acquistato anche un
un sollevatore dei sacchi, perché mi sono fatto due conti e ho visto che a parità di contenuto i pallet di prodotti costano circa 100 euro in più. E se mettete su 6 prodotti, ho risparmiato 600 euro. È vero che ho acquistato questo attrezzo, però nel giro di un anno del gioco lo avrò smaltito. Poi ho acquistato questo qui, l'ho trovato usato nella sezione dei veicoli usati. E poi Duke, buongiorno carissimo, grazie per il salutone. Ho acquistato la serra e quindi qua abbiamo la produzione passiva. E quindi noi ci facciamo una scorta, perché poi durante l'inverno, quando stiamo senza far nulla, ci andiamo a vendere i prodotti, ovviamente, quando lo permettono. Allora, adesso devo continuare a raccogliere le pietre qua. E la prossima spesa mi sa che è proprio un raccoglisassi qua. Ovviamente per raccogliere le pietre, dato che sto portando un contratto avanti, c'è un'apposita mod che vi permette di raccogliere i sassi. Grazie mille, grazie per l'URC. Vai tranquillo, tanto io sto qua quando vuoi, a disposition. Grazie ancora, Duke. Boe Duke, boe Duke, parapapam, pam pam pam. Mattinata un po' canterina. Allora, raccogliamo tutte le pietre e poi dopo completiamo il contratto e chiudiamo il contratto. Poi acquisto sto terreno e devo piantarci. Che cosa che devo vedere adesso? Vediamo un attimo una cosa. Allora, perfetto. Allora, cosa si pianta? Cos'è che volevo più mettere? Allora, siamo a primavera, quindi l'avena. Allora, mi sa è l'avena, girasoli, girasoli. Fammi vedere un attimo una cosa. Cosa ho piantato qua? Mi sa che forse è l'avena che devo. Colza, ok. Frumento dovrebbe essere. Ok, quindi l'avena qua. Sì, aspetta, fammi vedere una cosa. Semi di soia. Aprile. Vediamo un po'. Semi di soia. Allora, avena. Ok, la corsa è bella. Marisson, mamma mia, per arrivare da Marisson. 1800, 1700 semi di soia, semi di soia. Ok, perfetto. Metterò i semi di soia. La soia abbiamo detto che si pianta. Vediamo un attimo. La soia. Aprile, ok, quindi ci sarebbe da aspettare. Ok, allora facciamo passare il mesetto. Nel frattempo ci finiamo di preparare il terreno qua, lo puliamo. Allora, per quanto riguarda, per chi si fosse sintonizzato adesso in questo momento, approfitto per ringraziarvi e
E allora il mio consiglio, se volete iniziare, diciamo, a farming in maniera abbastanza simulativa, diciamo così, poi ovviamente questo è il mio parere, vi consiglio di nei primi mezzi riacquistati, ecco, diciamo così, di prendere un buon usato, perché come ho già detto prima, si trovano dei mezzi in ottimo stato. Infatti io in questa partita, durante la parte offline, ho acquistato alcune attrezzature usate che le ho trovate in buono stato e ovviamente ho risparmiato anche la metà del prezzo, quindi voglio dire, poi con una riparazione che sicuramente non vi costerà quanto il veicolo nuovo, potrete decidere di acquistare macchinari o chi la pensa come me di acquistare dei terreni e quindi poter poi, diciamo così, poter mandare avanti l'azienda senza sprecare soldi, ma ognuno, diciamo, che ha un suo modo di giocare. Io per esempio a farming preferisco avere più terreni ed avere macchinari non particolarmente costosi o grandi, e poi man mano, magari col tempo, oculatamente fare degli acquisti anche importanti dei macchinari. Però la mia priorità è appunto produzione, quindi acquisto di terreni, di macchinari che poi mi potranno permettere anche di risparmiare soldi. Ovviamente, ad esempio, la mod che vi permette di creare la calce viva, oppure, come anticipato prima, il macchinario che ci permetterà di produrre del biodiesel. Ecco, chi studia di lungo, diciamo, è importante avere anche una sorta di strategia, ma chiamiamola così. E oltre al fatto, ecco, magari vi consiglio anche di acquistare una serra, perché durante il periodo invernale, quando i lavori da fare sui campi sono veramente pochissimi, almeno attraverso la serra voi potrete prepararvi alla vendita dei prodotti nei migliori periodi, quando i prezzi saliranno. E quindi io ho fatto così e poi sono riuscito a recuperare un po' di soldini. Perfetto. Mi auguro che la live sia stabile e mi scuso anticipatamente per la bassa qualità video, ma purtroppo al momento il gioco, diciamo, non mi consente di poter farvi vedere dei dettagli un po' più alti, quindi vi chiedo anticipatamente scusa. Poi vedremo il corso del tempo con gli aggiornamenti. Sicuramente il gioco, insomma, ci permetterà e mi permetterà di poter giocare a una risoluzione leggermente più alta. Allora, vediamo un attimo una cosa, dove stanno sti sassi. Peccato che non si visualizzano sulla mappa i sassi. Allora, in questo momento sto lavorando sul campo 42 e sono ancora il contratto in sospeso. Siccome devo recuperare le pietre, ovviamente,
sempre con una mod. E allora aspetto prima di pulire il campo e poi dopo chiudo il contratto, perché così con le pietre potrò creare la calce viva sempre con una mod che al momento però non si trova nel mod hub ufficiale. E ovviamente la mod questa qui della calce viva e dell'impianto di produzione biodiesel me l'ha suggerito l'amico la zappa storta. Per chi non lo conoscesse, passate nel suo canale e soprattutto lasciate un bel follow, ma lasciate anche un bel follow ovviamente a me, insomma, sì. Se questo genere, diciamo così, un po' meno come dire, meno con tonalità di voce alta, insomma, se questo tipo di format vi piace, vi invito a lasciare un follow qui su Twitch e ovviamente anche nel mio canale YouTube 1200 litri. Allora, ovviamente faccio notare anche una cosa di come sia realistico questo farming. Ad esempio, questo campo qui non è seminato. E come avviene nella realtà, ovviamente sul terreno cresce l'erbaccia. Quindi questo è anche un punto a favore di Farming 22, uno dei tanti, ovviamente. Oh, ma cosa c'è qua? E qua ci sono passato, non ci sono mai. Ah, questo è qualcosa di fisso. Interessante. Ovviamente non si va. Bellino. C'è qualcosa qua sopra? Oh, capparocero. Allora, facciamo così. Arrivati a questo punto, concludiamo il contratto. E acquistiamo il campo. Allora, si fa così. Così. Perfetto. Perfetto. Ora li vedo, non so perché prima non li vedevo, però vabbè. E adesso qua poi devo piantare quella che si apre. E mi sono scordato, mamma. Capita. Poi guardando il calendario poi mi rendo conto di quello che devo piantare, me ne ricordo subito. Intanto bonifichiamo il campo dai sassi. Ok, e poi andiamo a vedere se c'è qualche altro contratto che possiamo fare aspettando la crescita del raccolto. Qua arrotondiamo e vediamo di guadagnare qualcosa. Io ad esempio gli ultimi contratti che ho fatto li ho fatti tutti quanti con i macchinari a noleggio, diciamo così, me li sono fatti prestare perché non potevo acquistare macchinari, ma adesso che poi quando escono le offerte o le offertissime sui macchinari usati, e allora noi ne approfittiamo e acquistiamo l'attrezzatura. Visto che siamo all'inizio, arrangeremo, vedremo un po' di giocare un po' in maniera un po' tattica. Mamma mia, che parolone, farming tatticamente parlando. Ma para Derrick. Allora, a proposito, per chi non avesse ancora non sapesse
cosa si può fare. Dove possiamo andare a smaltire i sassi? Ecco, c'è un frantumatore che compra i sassi e li paga, ovviamente. Li paga, se non ricordo male, ora vi faccio vedere. 150 euro, mi pare. Eccolo qua, sassista alla fine, frantumature. Adesso vi paga. Quanto è questo? 124 euro ogni 1000 chili. Ogni 1000. E allora ne restano 1000. E qua possiamo fare un bel po' di calce vivo. Però mi sto rendendo conto che sto macchinario è un po' piccolino, e quindi appena avrò l'occasione e troverò il macchinario raccogli sassi, possibilmente quello grande, lo prenderò. Al momento non ho fatto il prestito, non ho chiesto il prestito alla banca, quindi sto giocando un po' con quello che è una tattica, diciamo così. A tattico. And so what you have to do during the winter time? Is letting and finding some contracts that will let you grow up and earning money, because they during the winter and when the weather is high sea or is snowing, you will not have a lot of things to do. If you have the cow or the animal, you will have something to do. But if you haven't no animal to take care, so you have to check for contracts. Blowing or something like that. I suggest you to accept at the moment, because at the moment there are a few bug in this game, and not every time harvesting mission you will not receive any money, and you will not accomplish the mission at 100%. If you do already, if you do this, I think that in this moment this is a bug. But I am loving this game so much. Mettiamo la visuale questa qua. Guarda quante ne appare di pietre qua. Ammazza quante pietre che ci sono. Ammazza, non vedi chi c'è. Grazie ancora a tutti come sempre, agli amici che passano anche a fare un salutino a volo. Questo mi fa piacere e mi onora. Sperando di poter contraccambiare la vostra grande stima e la vostra fiducia, ovviamente, a voi che state facendo crescere questo canale. Non ricordavo che fosse così lungo.
lavorare su questo campo. Beh, che il problema è il macchinario qua che è piccolino. Bisognerebbe acquistare quello grande, ma costa 40.000 euro e al momento non mi posso muovere. O meglio, potrei fare un prestito, ma non vorrei. Accendo, pescando e spadroneggio. Sono uno strano animale, sono un tipo eccezionale. So i rete, quartiere, te tengo il potere e spadroneggio. Io rischio la vita. Accento per cento e spadroneggio. Guagliù, apro, se mi sono proprio scordato. Guagliù, buongiorno, scusate, salve a tutti quanti. Mi ero proprio scordato. Allora, guagliù, scusate. Innanzitutto, benvenuto a tutti quanti. E grazie per avermi fatto compagnia, per essere passato in diretta. Allora, guagliù. Oggi sto andando a già regnato pure a Castelca. E allora stavo dicendo, ma io allora l'ultima volta che mi ha fatta diretta era rimasto che stavo capendo ancora quello che si poteva fare. E allora, a proposito di mezzo usato, qualcuno di voi mi ha chiesto se ne vale la pena. Allora, dico, voglio dipendere da come volete io la voce e mi spiego meglio. Se voi volete fare una cosa, diciamo, che va basata maggiormente in coppia guadagni l'azienda, quindi è cosa necessaria che sia a vaccata stalla, tutte queste cose qua. Io vorrei che sì, vi conviene vaccattare i macchinari usati, perché sparagnate, intanto sparagnate una cosarella di sorte. E poi perché ci stanno parecchie offerte che sono buone, due mercati l'usato e qua. Io per esempio ho già cattato questo fertilizzatore qua, l'ha già cattato usato. Agevavate mi pare 8.000 euro. Di sparagnati più mi dà risorto che costava mi pare 30.000 euro. Insomma, ha sparagnato un po' di sorte. E quindi io vi dico sì, si potete accattatevi mezzo usato e poi ovviamente accattate pure qualcosa che vi permette di guadagnare extra durante l'inverno. E che se voglio. E allora, qui l'erba non ho notato che non cresce. Fatta una semina, una zuzza. Aspetta, l'ho fatta camminare con le lame a terra. Sembra che non si vedano i sassi qua. No, ma non si vedono da lontano. Quelle ce ne stanno ancora parecchie qua, non vorrei sbagliare. Dove che stanno? Che sono sparite. Stanno. Ecco qua, stanno qua, stanno. Eccoli qua, guarda quanto ce ne stanno. Io poi con questi sassi andrò a creare la calce viva attraverso un macchinario, una mod che mi ha consigliato l'amico la Zappa Storten Wunderbaren. Mi pare che quest'angolo qua è
Vediamo un po' se c'è qualche altra cosa. Allora, una cosa che forse potrebbero fare gli sviluppatori, secondo il mio, è quella di poter visualizzare la presenza di sassi sulla mappa, un po' come quando noi dobbiamo passare il fertilizzante piuttosto che la calce viva. Creare dei piccoli puntini, qualcosa del genere, che ci permetta di individuare appunto le cause. Potrebbe essere un'idea. No, penso proprio che qua ci vuole un macchinario grande. E allora, sapete che dico? Mo mi faccio il debito qua, vediamo quanto riesco a recuperare dalla vendita di questo carrellino, perché effettivamente c'è un sacco di tempo così. E allora, andiamo qua. Questo qua è la carica. Oppla. Com'era? Ok. Allora, le chiudi. Andiamo dal venditore. Occhio che qui sono molto indisciplinati. Questo va un po' storto. Quindi mi diceva il mitico Jason Farm che la calce viva va messa prima e poi dopo, se non ricordo male, va arata, lavorata il terreno su, va messa su. Nel dubbio, prima di dire cavolate, chiedere un'altra volta al mitico Jason aiuto su. Su come lavorare bene e in maniera quanto più realistica possibile. Vediamo un attimo una cosa, quanto ci offrono? 18.000. ok, 18.000. vediamo un attimo. Mamma mia, costa troppo. Ai ai ai. Allora, però se mi faccio il prestito, questo è 2 metri e 3 metri, questo è 2 metri, 2 metri e mezzo. Ma allora fammi fare due conti. Allora io direi di fare così. Allora, 35. Allora, quanto costa questo? 52. Allora, facciamo un prestito da 30.000, pure per rimanerci nelle spese.
15, 20, 30, ok. Ok. Ah, questa facendo. Allora, raccogli i sassi. Eccola qua. Allora, BTK, Bravo King, Kilo Tango. Bravo Kilo Tango, ok. Però l'ho usato, vediamo un po', l'aratro. 3,5 metri, l'aratro no, non mi serve. Ok. Era una spesa che dovevo fare perché siccome voglio investire sull'impianto di produzione della calce viva, e siccome la mod richiede i sassi, io almeno con questo, diciamo così, non devo impiegarci troppo tempo. Lo stato dell'attrezzo mi sembra in buone condizioni. Poi arriviamo in farm e vediamo subito le condizioni dell'attrezzatura. Vi ho detto, a volte si trovano attrezzature in condizioni ottime, cioè praticamente che sono pari al nuovo. Con una ventina di ore di lavoro, però in ottime condizioni, quindi diciamo che per quello che, se li riuscite a trovare usate, questo è nuovo, sì, se riuscite a trovarlo usato, io vi consiglio di acquistarli usati i macchinari. Ecco qua. Oh, e questo va a cercare le pietre. Ecco, almeno siamo leggermente più veloci, meno lenti, va? Diciamo così. E poi abbiamo anche una maggior... Allora, direi di iniziare, come si dice a Napoli, roca poca. Ci mettiamo e iniziamo a fare tutto il percorso in nel senso latitudinale, tutto quello che c'è sta abbassato, perfetto, e iniziamo così. Ecco qua, ci voleva. Ho visto anche un video di Nick November Kilo Kilo numero 3, e anche lui l'ha acquistato, quindi se non conoscete Nick, ovviamente November Kilo Kilo numero 3, Novara Imola KK numero 3, vi invito a passare nel suo canale e ovviamente a lasciare un bel follow al canale. Anche lui lo ha acquistato questo macchinario, e diciamo che se vogliamo produrre un po' di calce vivo, e questo ci torna sempre utile. Allora, quello mo si vede dove è passato il macchinario, ok, ci mettiamo qua, e infatti questo ecco qua, ci voleva, ragazzi, ci voleva. Quindi fortunatamente si notano anche le tracce delle ruote del carrellino, quindi abbiamo anche una sorta di riferimento visivo.
Ecco qua. Aveva ragione Nick. Aveva ragione lui. Effettivamente. Con questo macchinario sono anche 6 metri, quindi facciamo 3 passate in meno. Sta incrociando su quello di prima. Quindi se volete, se installate la mod per creare la calceviva, arrivate a sto punto, io vi consiglio a fare 30, fate 31, quindi acquistate questa, come si chiama, sto macchinario per togliere i sassi dal terreno alla grande. Ovviamente se avete un pannello fotovoltaico, quindi qualcosa che vi permetta anche di avere un guadagno anche extra. Uno stern animale, sono un tipo eccezionale. Ah, quindi questi sono dei dischi. Eh sì, sono dischi di metallo questi. Sono rete. Detengo il potere e spadroneggio. Non male, dai. Ci voleva, quindi devo, sì, devo restare abbastanza vicino alle linee laterali, i segni che lasciano, questo non lascia nessuno. Lire, 450 litri, perdono. Stiamo bonificando il terreno dalla presenza di eventuali sassi. Casettini gialli, casettini blu che volano nel cielo e certe volte cadono giù. Peccato non poter portare questa attrezzatura in un'altra eventuale farm. Ottimo comunque questo Massey Ferguson, questo trattorino poi, un signor trattore questo. Un signor trattore, ovviamente. Grande mezzo. Grande mezzo. Quindi bonifichiamo un po' il terreno e poi prepariamo per la semina. Ah, poi mi sono scordato di dirvi che ho acquistato anche la seminatrice usata, eppure l'ho trovata, l'ho pagata mi pare il 70% in meno, non vorrei sbagliare. E insomma si trovano delle belle occasioni nella sezione dell'usato dei mezzi qua. Io qua però sta andando troppo largo, eh. Eh sì, e infatti
Qui dice che verrà a piovere. Beh, che non devo raccogliere. Ovviamente devo restituire i 30.000 euro alla banca, quindi vedremo nel corso di questa stagione, vedremo di fare un buon raccolto, cercheremo di fare una vendita oculata e quindi molto attenta. Piano piano devo acquistare un po' di terreni e farò come si dice? La piantatura a ciclo, insomma, che ciclicamente lascerò un terreno seminato ad erba a riposare, un po' come funziona nell'agricoltura reale, nel mondo reale. Quindi lascerò sempre un campo seminato ad erba e gli altri poi a rotazione. I prodotti non verranno mai piantati sullo stesso terreno. E infatti, ovviamente, scriverò su un fogliettino di carta, scriverò campo e cosa è stato eventualmente piantato o seminato precedentemente. Ecco, vedi com'è comodo. Ora allora, aveva ragione Nick, aveva ragione. Grande Nick. Nick, ali ali. È costato un po', però abbiamo la fortuna di recuperare. Poi prossimamente, ovviamente, inizieremo, quando avremo le disponibilità economiche, inizieremo ad effettuare la lavorazione della materia prima. E quindi inizieremo a sfruttare a meglio, diciamo così, le grandi potenzialità di questo gioco. Bello robusto sto Massi, dai. L'importante, secondo il mio punto di vista, è cercare di avere una tattica, diciamo così, di non giocare a random su questo gioco, ma cercare di pianificare, ecco, pianificare tutte le cose da fare. Sapere quando farle e quindi poi cominciare. Carrellino abbassato, ok, siamo più o meno sulla retta giusta, 6 metri contro 2 metri, voglio dire, avrei dovuto fare un po' più di il doppio delle passate. Mi è costato, penso, 10 volte più o meno quello che ho pagato per il macchinario piccolo, però quando avrò installato il macchinario per creare la carceviva, inizierò a recuperarne il costo dell'acquisto, ovviamente, anche del macchinario. Per chi fosse interessato, ovviamente, per chi guarderà questo video in replica su YouTube e su Twitch, vi lascerò il link
nella descrizione del video, dove potrete scaricare appunto la mod per creare il biodiesel dalla colza e naturalmente il macchinario che vi permetterà di produrre la calce viva. E la calce viva costicchia. Ovviamente la calce viva viene prodotta utilizzando le pietre dei vostri campi. Quindi diciamo che grosso modo a costo zero vi andrete a andremo o andrete qualora voi decideste di scaricare la mod, si risparmierebbe, risparmieremo e risparmiereste un bel po' di soldini e soprattutto poi man mano che si andrà avanti avanzando la carriera ci tornerà utile, perché anche qui ci sono dei bei campi belli belli grossi. Allora qui mi sa che sono 1, 2, 3, diciamo quasi 4 passate e abbiamo terminato di bonificare il terreno. Come dice il mio grande amico radioamatore Matteo 1 Alfa Tango 284, grande Matteo, grande radioamatore. Guarda quanti sassolini sta raccogliendo. E quando ovviamente andrò ad arare i campi, mi porterò il macchinario, perché così recupererò anche le pietruzze, i sassi. E scusatemi se è poco, ma 100.000 lire. Di questi tempi ci fanno specie a noi che c'è stata una moria delle vacche. La famosissima lettera di Totò e Peppino alla fidanzata di Gianni, che poi era il nipote nel film Totò, Peppino e la mala femmina. Un film, se non ricordo male, degli anni 50-60. Il titolo, ovviamente, quello che ho detto prima, Twitch è il titolo del film. Ovviamente il mitico e grande Totò, il principe Antonio De Curtis, Flavio, insomma, il nome era abbastanza lungo. Ok, abbiamo quasi finito. Ci facciamo quest'ultimo pezzettino. Ecco qua. Comunque è bello robusto sto massi, mamma mia. Mi ha stupito, ma ha fatto proprio bene. Ecco perché non l'ho venduto. A differenza dell'altro che diciamo era bello esteticamente, però mi serviva qualcosa per caricare le pietre, quindi alla fine ho preso un trattore medio. Ok, mi sembra qua abbiamo finito. Perfetto, abbiamo bonificato un campo intero. Oh, papparocero, a posto. Spegniamo. Ce lo fa arrivare, perfetto. Oh, papparocero. Allora, ora svuotiamo il serbatoio. 1400 litri, quell'altro quant'era? Questo mi pare che 3000 litri, 4000 litri. No, questo è. Più o meno mi pare che 4000 lire. Ok, allora andiamo a svuotare il macchinario qua e mo vediamo quello che dobbiamo piantare.
piantare. Bello, bel trattore. Allora, purtroppo al momento non posso nemmeno andare più. A fertilizzare il terreno. Allora, mo mettiamoci un po' più dritti. Forse il macchinario potrei anche metterlo qua. Macchina. Ah, ovviamente ho venduto il fienile. Per fare spazio al pollaio, vediamo l'animazione. Oh, ah, ecco. Tanti sassolini, dai. Allora, facciamo vedere anche il pollaio. C'è il rocchigno qui da qualche parte. Rocchigno, eccolo qua, rocchigno. Stato di salute 50%. Ok, stanno gradualmente riprendendo. Vediamo un po' se hanno bisogno di qualcosa. Allora. Ok, cibo c'è. Perfetto. Oh, capparogero. Allora, questo quasi quasi lo lascerei qua. Io ovviamente utilizzo sempre aspetta, questo dove lo devo mettere? Qua mi sa che mi devo riorganizzare. Anzi, questo lo tolgo da qua anche perché poi dà fastidio. Ok, allora questo dove lo posso mettere? A fianco, alla. Lo metto a fianco al capannone qua. Ok. Sembra che mi sembra di avere i mezzi in esposizione qua. Allora, poi devo comprare anche l'idropulitrice, però al momento non mi conviene. Allora, vediamo un attimo. Litri. Sì. Però non ho capito una cosa. Come siamo messi? Pomodori. 36 litri, ok. Per il momento ho disattivato la produzione di fragole e di lattuga perché, se non ricordo male, offrono poco. Vediamo un po' se ho ragione se ho torto. Fragole c'è pochissimo, 2,7. Lattuga 2,7. Lavorerò ovviamente durante l'inverno, mi farò una grande scorta di questi cosi qui. Allora, andiamo a vedere quello che dobbiamo seminare. Ecco qua un altro macchinario che ho preso usato. Questo non ci serve. Cosa devo seminare prima di. Allora, abbiamo detto, anzi, vediamo prima il coso qua. Allora, semi di soia vorrei, semi, ok,
Quindi mo facciamo così. Facciamo passare il tempo velocemente. Noi ci avviciniamo al campo. Quindi semi di soia. Ecco qua. Ci avviciniamo al campo, facciamo passare il mese e iniziamo e andiamo a piantare la soia. Poi ovviamente deve tenere d'occhio la crescita dell'erbaccio. Dispieghiamo soltanto il mezzo, poi dopo. Perfetto. E allora, mandiamo avanti velocemente il tempo. Tanto qua adesso deve passare, anzi, quasi quasi. Vado in casa qua. Faccio passare i 4 giorni. Allora, ho deciso di mettere 4 giorni per un mese, per avere il tempo di poter fare eventuali altre lavorazioni. Allora, passa un giorno e siamo ok. Oggi abbiamo avuto, perfetto. E nel frattempo Masero ci ha prodotto 2 casse di pomodori. Allora, quando mettete lo scorrimento del tempo, un giorno a un mese, le serre ovviamente, queste qui vi producono in maniera molto rapida i prodotti. E quindi però ovviamente subito passa il tempo e non è proprio simulativo e quindi ho pensato di metterlo così. Allora, qua calceviva, beta per tutto, aratura. Ma vediamo se c'è qualche attrezzo usato, magari un aratro. Oh, c'è un aratro, sempre quello. 14.000. No. No. Allora, vediamo se possiamo vendere qualcosa. Allora, vediamo un po'. Io c'ho l'avena, l'avena, 1.800. Mulino per grano. Mulino per grano. Alla faccia del bicarbonato di sodio. E qua dobbiamo andare a vendere subito. Ma proprio subito. Mulino per grano. Ah, se qua noi recuperiamo subito subito qua. Forse riusciamo a recuperare i soldini del macchinario per raccogliere le pietre. E chi l'avrebbe mai detto? Allora abbiamo detto avena, ok. Avena, ecco qua. 11.000 litri significa che 22.000 euro circa. Ottimo, ottimo. Vediamo un attimo però quando è che è il gennaio. Babbo, non mi servono i soldini qua. Andiamo a recuperare i sardini. Allora, un mulino per grano si trova vicino al laghetto. Da notare anche come il peso
del carico, il peso tende anche a far schiacciare le ruote. Molto più visibile adesso su Farming 22 e leggermente meno visibile su Farming 19. Quindi ottimo. Miss, mia dolce miss, un cupolesso di vento per te. Nel cantico dei canticci nel blu, dipinto di blu. Mulino per grano, 22.000 euro, scusatemi se è poco. Vado a recuperare un bel po' di caos. E forse l'aratro me lo riesco anche ad acquistare. Devo vedere anche i pomodori. Sì, ne vale la pena venderli. Nel cantico dei canticci nel blu, dipinto di blu. Miss. Param 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 pam pam. Nel cantico dei canticci stare qua. Vai, scarichation, scarichation. Ventiduemila, andiamo po'. 23.000, sì. Ovviamente per uno scarto di centinaia di euro, diciamo, j'ai raté le compte. Allora, il frantumatore, ora vi faccio vedere, si trova qui. Si trova esattamente qui. Il macchinario che devo acquistare io è qualcosa di simile. Ecco, è così, solo che nella parte dove ci sono i trigger, qui ci sarà ci sarà il nastro trasportatore dove farà uscire la calceviva. Allora, io qua adesso devo girare a destra, se non ricordo male. Giusto? Sì. Vediamo un po'. Ho sbagliato strada? No, ok. Strizzichia, quindi abbiamo recuperato 23.000 euro. Mi serve un aratro. Ovviamente mi serve un aratro. Ah, ma qua sta allungando, mi sa, però. Vabbè, ma niente, ci stiamo facendo la. Stiamo percorrendo la periferica. In effetti la strada è la parallela, vabbè. Abbiamo allungato un pochettino. Nel cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Volare, cantare, ah, questo è il ponte di il ponte di Fratta Maggiore, o ponte fra i frutti.
sinistra, destra, sì. Ho allungato. Sei tu felice di stare lassù. Alfa November Tango Oscar November India Echo Tango Tango Alfa. È l'alfabeto fonetico internazionale. Oddio, ho fatto lo spelling. Il nome secondo l'alfabeto internazionale. Oh, le prime confezioni di uova finalmente si iniziano a vedere. Allora, vediamo un attimo se possiamo andare a... Allora, togliamo questo. Avena, 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 avena. Allora, come si fa? Già mi sono scordato. Ecco qua, avena. Ma allora, semi di soia. Quindi bisogna arrivare ad aprile, ok. Quindi vediamo un po'. La corsa è cresciuta. Vediamo un attimo a proposito. Allora, 14.000 euro. Questo mi serve. Questo è 3 metri. Ne costa 23.000. 23.000. L'areggiatore mi pare che è 4 metri però. Allora, eccolo qua, questo è 130 cavalli. 4 metri. Questo è più leggero. Quasi quasi prendo questo. 10 contro 14. Ok. Allora, prendiamo l'attrezzo più leggero. 130, cioè, perché questo carri più? Costano 10 e 5, tutti e due, 4. Combinazione, ah, 600 kg, c'ho il peso davanti, è là che è. Allora, in questo caso ho fatto un ragionamento per quanto riguarda l'acquisto dell'attrezzo. Se un attrezzo, diciamo, più o meno di pari misura mi fa più o meno la stessa funzione, allora preferisco andare a prendere il nuovo. Ma se avessi dovuto prendere un aratro da 3 metri, quello lì, o un areggiatore, quello che sia, da 3 metri, allora avrei potuto anche valutare di prendere quell'altro lì. Ma siccome mi occorre un, cioè, siccome a parità di grandezza di lavoro, diciamo così, di distanza di lavoro, questo mi costa di meno, prendo questo qui. Ovviamente, ecco, vi consiglio sempre di dare un'occhiatina a quello che è il costo dell'usato, le offerte sull'usato. Ok, capparoccino.
E allora, ogni sera me ne vado al cinema. Adesso facciamo avanzare il tempo rapidamente, così iniziamo a piantare la soia sul campo e poi chiudiamo l'olives. Se non spendi espandi, non ti espandi. Ah, questo è 4 metri, ok. Questo lo metto qua. Ok, i primi pallet di uova, andiamoli a vedere. Perché 50 pallet sono 50.000 euro, se non ricordo male. Ogni 1000, ah no, no, Rocchigno. Ah, queste sono le confezioni, forse ancora deve essere completata 100%. Ok, quindi quando completa esce il pallet chiuso. Ok, allora questo mo no, bisogna far scorrere il tempo velocemente. O capparoggero e andiamo subito alla città per far scorrere lo tempo, per far passare i giorni e far arrivare il mese di aprile. Però visto che mi trovo, libero pure il trigger della serra qua. Capparocero. Passato il mese? Questa è una settimana, è passata. Sì, una settimana. Oppala, ecco qua. Siamo ancora alla metà di marzo. Ah, è 16 marzo. Poi appena uscirà la mod con l'Apecar andremo a fare le consegne con l'Apecar. Ho tre rapioci. Come dice il grande Tony Tammaro. Mi porto tre route. Allora. Andiamo avanti. Facciamo vediamo se qua hanno bisogno di. Ah, aspetta un momento. Ma la gallina, in tutto questo è passata una settimana. Galline, vediamo un attimo. Tanto qua so che è aprile, devo piantare, seminare. Ok. Ah, forse sto sacchetto fa il suo qua. Vabbè, ma allora facciamo passare un'altra settimana. Che questo è il 16 marzo. Eh sì. Vediamo un po'. È passata una settimana. Ovviamente adesso sto facendo scorrere il tempo più velocemente. Altrimenti mi sarei offline, diciamo così. Off camera mi sarei messo a fare i contratti. Diciamo che vorrei farvi vedere la semina del campo e poi ci andiamo a. Ci occuperemo poi anche delle vendite dei prodotti. Pomodori, scritto anche in italiano tra l'altro. Allora, 23 marzo.
E qua dovremo arrivare a primi di aprile. Opla! Benvenuto aprile! Welcome April. So, normally when I play offline, I usually work during the weeks of the month. So I do not let passing the time doing nothing. I often work on the fields and I try to earn money doing rispecting the contracts. Ui, Cirillo carissimo, buongiorno. Cirillo 1974 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Ui, diretto, grazie per l'hosting, benvenuto carissimo. E qua in questo momento sto andando a seminare l'ultimo campo qua con i semi di soiola, la soia. Alla grandissimo, tu come stai? Ci sbizzarrendo qua con Farming 22. Veramente me ne sto iniziando a godermelo per bene sto gioco. Soprattutto da quando ho iniziato a seguire i cicli di semina secondo il la piantagione qua. Ottimo. Cosa c'è nel companatico qua? Allora devo cercare di tenerti un po' di compagnia, dai. Devo dare il meglio di me stesso. Buon appetito, innanzitutto. Poi non ti preoccupare, tanto è qua. Ecco, allora dimmi un po', ma quando è che ritorni a streamare? Ah, grazie. Mi fa enormemente piacere quando in generale le persone passano anche a salutarmi durante le live, vuol dire che si crea un rapporto umano prima, diciamo così, fra streamer e colui che sostiene lo streamer, qua in questo caso, sto streamer qua, è uno streamer principiante. Vabbè, non fa niente, l'importante è che stai bene, poi diciamo tutto il resto si può anche posticipare. Quindi l'importante è che stai a posto. Come diceva il grande Massimo Troisi, quando c'è la salute c'è tutto, e qualcuno diceva quando c'è l'amore c'è tutto, e lui disse no, quando c'è la salute c'è tutto. E quindi è una filosofia di vita. Poi quando torni a streamare, quando avrai un po' più di tempo da dedicare a te stesso, che poi la prima cosa che dico sempre a tutti quanti, non vi affaticate, nel senso che dovete fare la live o lo streaming a tutti i costi. Voi dovete prima pensare alla vostra salute, quindi a vedervene bene del vostro tempo libero, e poi dopo, se ci avanza il tempo,
uno si mette e fa compagnia, anche perché non deve essere una cosa forzata, altrimenti. Poi il piacere, diciamo così, di fare una certa cosa e la forzatura un po' si trasmette, ma diciamo così, per cui è sempre preferibile farlo a tempo perso, per cui esatto. Non ti devi creare problemi, magari poi uno capisce, pure se per esempio fai una live e poi lo dici, guardate, io può darsi pure che non riuscirò a farlo in maniera costante, quindi non vi preoccupate se vedete che io non sono molto spesso in live. Poi per esempio nella programmazione del canale, no? Nella schedule o schedule. Puoi sempre mettere per esempio in vacanza, in ferie, queste cose qua che almeno uno passa nel canale e sa che magari per quella settimana non stream. Ah, non ti preoccupare, ma figurati, Cyril, ci mancherebbe. A me sinceramente il fatto che uno passa e mi passa a salutare per me è già una grandissima cosa. E queste è veramente il supporto più grande che si possa dare, quello appunto affettivo. Poi l'altro tipo di supporto che intendi tu non è un problema, ci mancherebbe. Il primo supporto deve essere quello morale, quello lì che uno quando può passa a salutare. Io per esempio il lunedì non faccio streaming, però quando e mi metto qua su Twitch e ci sta qualche amico in live, lo vado a salutare. La zappa storta, che può essere Fernbus, tutte queste cose qua, quindi non crearti problemi con me. Quando puoi passa a salutare, se ti posso fare compagnia, ti faccio compagnia. Poi peggiore, come si dice, poi eventualmente puoi sempre, se magari reputi i miei contenuti interessanti, magari puoi sempre dare un'occhiatina alle repliche, quindi voglio dire, problemi non c'è nessuno, cioè ti perdi una live però c'è comunque la replica. Ma a me qua ha messo il tempo a 10 per quello, perciò cresce l'erbacio qua. Aiaiai, mi ero proprio scordato qua. E infatti questo dico, poi ogni tanto io metto la sera, solitamente metto anche le repliche quando non sono in diretta, per cui seppure uno si perde qualcosa, insomma. Voilà, Brixia, carissimo. Buongiorno, buon pomeriggio. Buon di tutto, va, diciamo buone cose. Cirillo, non so se tu conosci l'amico Brixia. Anche lui è un bravissimo streamer. Ottimo, allora è proprio un buongiorno. Ui, ma che mi sono scordato di abbassare l'attrezzo. Ma ci capa dove? E mi dicevi questo con me che va così veloce. Allora è fest, Brixia. Vabbè. Ah, questo sì. Ah, scusatemi un attimo, mi scordo sempre. Mi dovete perdonare. Mi dovete perdonare. Non ho ancora preso questa buona abitudine di fare gli onori di casa. Di questo vi chiedo scusa. Allora, iniziamo così. Allora, ecco qua, è uno. Scusatemi ancora. E poi abbiamo Brixia. Anzi, ma visto che mi trovo, faccio il suo a tutti quelli che mi trovo in chat. Perfetto. Facciamo un po' di pubblicità un po' a tutti quanti. Bot. Bot, che hai fatto? Bot. Duke. Ah, a posto. Scusate ragazzi, dovete perdonarmi, ma dovete sapere che non sono. Non prendetela male, che magari lo prendete come una mancanza di rispetto ai vostri qua. Ma quando sto qua sopra, non so perché,
ma mi scordo di fare gli onori di casa. Quindi vi do ancora enormemente scusa. E devo entrare ancora in quest'ottica qua perché purtroppo, siccome sono rare le volte in cui sto senza moderatori, perché i grandi moderatori sappiamo chi sono, e allora ogni tanto mi scordo pure io di fare gli onori di casa. Ah, ottimo! Rick, se dobbiamo incoraggiare un poco Cirillo. Diciamo, gli dobbiamo dire che quando c'è un po' di tempo libero, a svaga, come si dice, si svaga. Insomma, anche lui torna a streamare, che è un bravissimo streamer anche lui. Brixia, Cirillo, anche lui porta farming, e anche lui è molto divertente. E poi quando fa le cose ti fa accanire. Ah, vabbè, io ieri sera, infatti all'inizio, come hai visto, ho interagito. Poi dopo, ho capito che uno dei due, diciamo, era in erba. E quindi. Ok, ottimo, Cirillo, mi raccomando. E Brick, dicevo che uno dei due, non tanto vita, ma l'altro, era probabilmente molto in erba. E da come me ne sono accorto, diciamo dal modo in cui si approcciava in maniera indelicata a un utente che era chiaramente, si lasciava intendere già da come scriveva che era più grandicello. Io poi, arrivato a un certo punto della discussione, io che ho vissuto personalmente determinate esperienze, gli ho detto la mia. Poi non sono abituato più a ribattere una terza e una quarta volta. Dopo mi fermo, non spreco più il fiato, non mi metto nemmeno a rompere le scatole in una live altrui. Insomma, sarebbe come entrare in casa di qualcuno e voler fa casino. Per cui mi sono limitato a scrivere due o tre cose, poi ognuno rimane delle proprie idee, con l'unica differenza che il saggio cambia idea e capisce. No, ma non è colpa tua, Bixa. Puoi anche lasciar correre, voglio dire, perché alla fine l'importante è che non hanno utilizzato un linguaggio scurrile. Poi certo, sicuramente uno entra in una live che per uno fa uno lo fa per svagare, poi magari si mettono dentro delle situazioni che sono anche personali, effettivamente diciamo non è proprio il massimo, e da questo punto di vista hai ragionissimo, no, ragione, ragionissimo. Però pure loro, lei alla fine ha ceduto dopo un po' e lui ha continuato. È l'età, caro Brixia. È così, noi diciamo così siamo un po' più diversamente giovani, quindi non vogliamo sprecare il fiato. Forse io sono un po' più. Aspetta, Brixia. Ah, se l'anno di nascita è quello là, allora sì, siamo quasi coetanei, cioè ho 2 anni in meno di te, quindi tu mi puoi capire. Noi diciamo due, massimo 3 volte una cosa, poi dopo ci facciamo il sorsettino d'acqua per e non sprechiamo più il fiato. E evidentemente là avevano qualche anno. Willa, carissimo, ma qua, presidente, ma qua il sound alert però lo vogliamo come dire, inaugurare. Tu quando entri devi far suonare il tuo sound alert. Vai, vai, fallo suonare un pochettino.
È verso, non so se sta all'ultima parte o sta mischiato, comunque vedi che ci sta. E allora, carissimo, la zappa storta, con noi qua ci abbiamo Cirillo, ci abbiamo Brixie, ovviamente. E consentitemi, che ho fatto? E consentitemi di fare gli onori di casa. E voilà. Altrimenti, se non inizi a farlo così, mi dimentico ogni volta di fare annunciazione, annunciazione. E diciamo, noi siamo i Forever Young, come cantavano, che mi pare, Alphaville, giusto? Uè, Cirillo, grazie per aver passato la pausa pranzo con noi qua in live. Quando vuoi qualche suggerimento, qualcosa, mi puoi anche mandare. Eccola qua. E allora Cirillo, grazie ancora per aver passato la pausa pranzo. Buona continuazione. Buona continuazione e buon di tutto. Poi quando vuoi, hai bisogno di qualsiasi cosa, insomma, puoi anche scrivermi in privato qua e ti do una mano. La zappa storta, mitico. Comunque io quando faccio le mie presentazioni in live, quando dico qui c'è Tizio, Sembrone e Caio, il giro di ruota, che si chiama così in gergo radio, quando si fa si sta facendo una chiacchierata, il famoso QSO, e entra qualcuno nel QSO locale, nella chiacchierata, si fa il giro della ruota e si presentano, si dice coloro che sono in quel momento collegati in frequenza. E quindi io lo faccio anche qui senza volerlo, lo faccio in live, in chat live, lives, come dice anche Macho King. Thank you. Prima con Brixia stavamo parlando a proposito dell'incontro di ieri sera nella sua chat. Io ho fatto un ragionamento, ho detto noi siamo dei Forever Young, come cantano o come cantavano gli Alphaville, se non ricordo male, pare gli Alphaville, giusto? E noi non siamo abituati a parlare più di due, massimo tre volte. Dopo un po' ci stoppiamo, diciamo, non andiamo ad infierire oltre. E ieri sera, a quanto pare, non era vita, ma l'altro era evidentemente una persona molto in erba, a quanto mi è parso di capire, da come controbatteva. Può darsi pure che era più grande, però. Uè, Johnny, carissimo, buongiorno, buona pausa pranzo. Come stai, carissimo Johnny? È come sempre un grande, grandissimo piacere leggerti. Ecco, <Thank you. ride> sembra una barzelletta, ma è vera sta cosa, mamma mia, sembra una barzelletta, mamma mia, ragazzi. Eh,
qui con noi ovviamente faccio il giro della ruota, come si dice in gergo radio. Allora, qui con noi in questo momento ci sta il mitico presidentissimo, la zappa storta. Caffè patacca, il caffè che spacca. Esatto, c'è, questo è lo sponsor, poi c'è Brixia, poi ci sei tu, c'era Cirillo, non so chi altro c'è. Chat, se c'è qualcun altro in chat che magari non ho annunciato e non ho fatto il suo, magari fate un salutino e così vi faccio gli onori di casa. Ma Brixia, ti riferisci a farming? Farming? A me stranamente non sta laggando. A Vengo con proposito. gli occhi mi spoglia. Spogliatoio. Guida, guarda chi c'è. Eccolo. E allora consentitemi. E qua lo devo fare. Gli onori di casa oggi. Ecco Ma come, Maurizio non mi esce? Eccolo qua, vediamo un po' se io lo riesco. Ma forse mi fa fare il lasso. Eccolo qua. Gli onori di casa li ho fatti io stavolta, carissimo Maurizio. Ovviamente se c'è qualcun altro in chat che sta in silenzio e non ho fatto gli onori di casa, me lo faccia sapere perché così, insomma, oggi vi faccio gli onori di casa. Infatti, ma è quello che ho detto pure io in una chat, in un canale dove si fa svago. Diciamo che sì, sono stati un po' tutti e due, però c'è stato anche, diciamo così, l'utente più giovane che pure lui controbatteva. Magari in futuro, si dicono io, se dovete E si discutere. ricordi bene che qui non siamo in America, qui siamo a Napoli, e come si dice, ca, mi sciure fes, ha capito? Esattamente. Ed è così. Ma ed è così. E comunque la zap, ho messo anche sì, la mappa francese. Sempre su quella là sto. Brixia, ma infatti io per esempio pure io sul mio canale quando faccio discorsi anche abbastanza seri, poi dopo lo dico guardate, apro e chiudo la parentesi e poi si ritorna a fare lo svago, perché poi parliamoci chiaramente. Uno cerca di produrre anche contenuti di intrattenimento. E quindi nel nostro piccolo uno cerca pure di tenere fuori certi argomenti proprio perché ognuno ha le sue pietre nelle scarpe, diciamo così. E ovviamente uno viene qua, cerca di condividere la parte, diciamo così, un po' più ricreativa. Vabbè, tu magari la prossima volta, se dovessi capire, gli dici: guardate, questo è un ultimatum, poi dopo, almeno, diciamo così, gli dai un'ultima opportunità per riflettere. Gliene date tre, ok, gliene dai un'ultima, poi se capiscono bene, altrimenti magari li puoi silenziare. Ah, ok, allora. Non è che mi metta a fare il padrone del tuo canale, però se tu già hai fatto sta cosa, allora. E avrai anche le tue motivazioni per prendere, diciamo così, di muoverti in un certo modo se l'ha reputato buono. Comunque, ritornando al gioco, Wayuu, sto Valtra effettivamente va bene.
Hai ragione, la zappa storta. È fantastica. Mi sto veramente divertendo. L'unico mezzo che ho sostituito era quello là, il SAS. Quello GG. Insomma, quello rosso. E ho preso un mezzo usato. Che ne ho trovati due. Io mi pare, non so se stavo, mi pare che ieri ho seguito la tua guida. Infatti ora me le devo andare a rivedere, perché i primi due li ho trovati. Poi dopo mi vado a vedere la mappa e mi vado a vedere anche quello vicino alla statua, là vicino al monumento e queste cose qua. E infatti da là ho recuperato 50, 100.000 euro, eh sì, perché ne ho raccolti due. Se quelli, quei due, uno al molo là e l'altro invece e i due, uno dei due, ah, e l'altro quello sul balcone dove sta il panificio là, quello che fa le pizzette, quei due là, quello dove si sale sul balconcino e sta vicino la scala là dietro a quel muretto. No, quello mi manca. E ti ho detto, ne ho presi giusti giusti due. Che poi quelle sono le cartucce per la console da giochi. Quella che oggi si direbbe antica, c'ha una grafica 8 bit. E per l'epoca però quegli 8 bit erano belli. A proposito, raga, ma qual è stata la vostra prima console di gioco? O in generale, su cosa avete giocato per primo? Che negli anni 70-80 c'erano quelle famose console, diciamo, simili all'Atari, queste cose qua. Ah beh, sì, quella è stata la prima vera console da gioco, io pure. Però cioè, mi fu regalato un Natale, mi fu regalata una di quelle console dove si metteva la cartuccia e quando non andava si soffiava. E c'aveva il famoso tennis con le due asticelle che si muovevano. Cose che ho visto in un gruppo Facebook che si chiama Computer 8090, una cosa del genere. C'è proprio un canale YouTube che fa vedere un sacco di cose vintage e anche 40-ish. Commodore 64, mi ricordo che avevo creato un piccolissimo programmino. Ah, eh sì, ma in realtà il Commodore era anche un home office computer, cioè oltre ad essere una, diciamo così, una, oltre ad a fare intrattenimento, ho visto sempre su questo canale e lo utilizzavano anche con programmi di grafica, queste cose qua. Io ci sono rimasto così, ho detto, caspita, ma sto Commodore ha fatto la storia dei computer da gioco, ma diciamo così. E c'erano pure dei programmi tipo il Word, queste cose qua, che poi scopiazzavano i programmi della Apple. Il DOS su PC. Mi pare che aveva il Basic, mi pare si chiamasse il sistema operativo di Commodore. Non vorrei sbagliarmi, ma mi pare che si chiamava Basic.
Infatti quando si accendeva mi ricordo che usciva scritto Basic e poi la versione del gioco. Ah, il mitico Commodore Wii U. Mamma mia. Avevo un quarto di quelle dell'età che c'ho adesso. Mamma mia. Quanti anni sono passati. Poi diciamo per chi era meno per chi aveva un low budget, per chi aveva un budget diciamo limitato, c'erano le famose cassettine con il minutaggio dove arrivato a un certo punto oltre all'avviso sullo schermo, sul monitor, anzi sul televisore, avvisava anche il programmino press stop on tip. Intanto quei giochi in 8 bit c'hanno per l'epoca erano qualcosa di incredibile. Poi è arrivata l'Amiga 500, insomma questi computer con una grafica già nettamente superiore, e parliamo già di quasi computer, senza parlare poi dei primi PC IBM compatibile, raga, quando si prendevano i pezzi diceva sempre IBM compatibile. Ah. E se uno come me vi dice sta cosa, ve la dice lunga. Fatto un bel po' di pratica e di esperienza sui 386, 486. Infatti il mio primo PC che ho assemblato era un 486, poi un Pentium 4 mi pare, un Prescott, processore Prescott. E poi l'i5, l'i7 non l'ho mai valutato solo per un fatto per un costo elevato, però non mi sarebbe dispiaciuto provare l'i7. Poi con i costi dell'hardware di oggi, mamma mia, farti un computer ti viene a costare un capitale. E infatti ho sospeso ogni ottimizzazione del PC, per chi avrei dovuto acquistare una scheda grafica dedicata al programma dello streaming, però poi la scheda che volevo acquistare costa il doppio. Ah, 20 le cartucce. No, ma infatti ho seguito pure Brixia ieri, poi mi sono andato a dare così un'occhiatina veloce su le guide su Steam, e avevano detto i vari posti dove stanno, però diciamo che non lo farò, molto probabilmente lo farò off camera, mo poi vedo, adesso pure una volta studiati i posti, però mi sembrerebbe non opportuno perché altrimenti pare che uno si è messo là, sai, se le girate fa oh ho trovato tutte. No, a parte gli scherzi, sicuramente scriverei la fonte, io sono sempre abituato a scriverla, quindi metterei fonte Steam eccetera eccetera. Come? Aprixio ieri sono stato sul suo canale. E adesso lo seguo Farming 22 perché poi mi sono fatto già una certa idea di come poter strutturare la allora forse Arvid, ma sa, può darsi che era Arvid allora, sai, mi ricordo, forse era Arvid, mi sa, è probabile, mi sto confondendo. No, è il 22 Brixia, non so se sei ancora online, però. Ma tu lo fai perché
stai aspettando prima che escano le mod di Carrelli, queste cose qua, poi dopo lo acquisti. Che pure, guarda, ti dico, ero scettico, però ne vale la pena. Ho fatto il preordine, ho preso anche la Season Pass e mo pensa che temporaneamente ho disinstallato il 19 perché per il momento mi voglio dedicare maggiormente al 22 e molto probabilmente la zappa storta al caffè in farm la farò qui sul 22. Ah no, vabbè, figurati, io non volevo sembrare scostumato assolutamente. Diciamo, magari vedi tu, poi più là se ti garba. Esatto. Oh, ma se tu vai su Instagaming lo trovi anche a un prezzo buono. Io l'ho trovato, l'ho preso su Instagaming e ho risparmiato un bel po', eh. Non dico che ho risparmiato la metà, però, del prezzo totale, però stiamo là. Che per l'amor di Dio, il gioco ci vale, però spendere tutti quei soldini, custigliare l'uno, preferirei fare altro. Diciamo che poi ovviamente il gioco è fatto bene, per l'amor di Dio, ci sono, hanno fatto dei grandi miglioramenti, questo dobbiamo dire, però spendere proprio quella cifra così, paf, non l'ho reputato proprio qualcosa di urgentissimo, e quindi Instagaming l'ho trovato a un buon prezzo. Ah, vabbè, no, quando è così. No, ma quelli, ma già hanno rilasciato una mini patch, gli sviluppatori. Infatti, quando è stato ieri, quando ho avviato il gioco, mi ha fatto un piccolo aggiornamento. A me ne ho qua su Steam. Ma tu l'hai preso direttamente? Ma scusa, ma l'hai preso su, direttamente sul sito della Giants? Quello per un periodo pure loro hanno fatto il pacchetto e ti facevano risparmiare, mi pare, una decina d'euro. O l'hai preso fisico il gioco, la zappa? Allora, perciò hai speso tutto questo? No, io non l'ho preso, ho preso soltanto il software. E vabbè, diciamo che tu c'hai pure i gadget, cioè mi pare il cappellino, queste cose qua, c'è la tazza. Che ho visto l'unboxing che ha fatto Nick. Effettivamente c'è un bel po' di cose. Hanno messo pure, mi pare, il laccio per il cellulare. Ui, e qua non ho acceso niente. Qui, grazie presidentissimo, anzi super ministro, grazie per essere passato in Lives. A proposito, ma stasera è Orange Orsacchiotten? Zappa, stasera è Orsacchiotten. Ciao Maurizio, buona continuazione. Ah, e vabbè. No, vabbè, se sei partner allora no. Lascia sta. Se hai avuto una partnership vuol dire che hai i requisiti giusti e quindi non mi sembra il caso di perderla.
No, ma anche perché effettivamente. Però potevi prendere anche il gioco, diciamo, a base, insomma. Però quello erano 78 euro più o meno di gioco. Quindi hai pagato quei 30 e passa euro in più e ti hanno dato i gadget. Boh, però tutto sommato, dai. Hai avuto la versione da collezione, quindi voglio dire, un po' come quando io ho acquistato, che mi pare, Gran Turismo 5, la versione nella confezione quella in acciaio là. Mi sa, il corruttore. Il corruttore. Beh, allora, mo mi faccio quest'ultimo pezzettino. Eh sì, e vabbè, dai. Poi, non è che uno si sofferma tanto su queste cose qua. Allora, solleviamo, vediamo un attimo a che punto sta. Allora, mi sembra. Ah, mi è rimasto un ultimo pezzettino laggiù. Andiamola a ripristinare. Che questo qua sono i semi di soia. Sono soldini. Per stasera, state. Ok, fammi sapere tu quando vogliamo fare ranch, me lo fai sapere. Andiamo oggi pomeriggio. Porto il Turbo Star di Ralph. Dalle 15:30 per un'oretta più o meno. Un'oretta e mezza. E stamattina ti ho detto, ho fatto. Questa è stata un'improvvisata barra improvvisazione. Ho detto io comunque mi devo fare la partita. Ho detto tanto vale che mi faccio la live almeno. Mi trovo anche il materiale già pronto. Ovviamente le live queste qui della mattina non le metto nella replica, ma le lascio così free sul canale, perché chi vuole magari può passare a vedere. Ok, beh, tu ecco, fa con calma, tanto range non è un problema. Quando reputi che possa essere il momento giusto, tu tanto sto pure nel gruppo di WhatsApp, quindi lo accendo un po' più spesso, quindi tu dici ragazzi, stasera ranch, tanto io la sera ormai non faccio più lo streaming la sera, almeno in questo periodo qua, che è il periodo invernale. Poi magari durante il periodo estivo, che le abitudini cambiano, e allora ci facciamo anche. A proposito, pure io ho scaricato le mod che mi hai detto tu, sia quella lì dell'impianto di biodiesel, che quello lì per creare la calce viva, che poi è ottimo perché rispetto a Farming 19, qua la calce viva tu la crei con le pietre, cioè a costo zero. Magari pagherai il costo della manutenzione, però rispetto a 19 che tu là ci voleva acqua e diesel per quanto riguarda la fabbricazione e la creazione della cosa là. E poi il biodiesel là ci voleva la colza più l'additivo, invece qua non ci vuole niente, praticamente solo colza e basta.
E allora approfitto come sempre per ringraziarvi, per ringraziare tutti quanti voi che mi avete fatto compagnia in questa mattinata sperimentale della live su Farming 22. E allora, molto probabilmente diciamo che l'appuntamento per Farming 22, quindi questa qui, è per domani mattina, ovviamente oggi pomeriggio dalle 15:30 in poi La zappa sarò. storta, ha appena brindato con 10 caffè. Grazie mille. Grazie, grazie mille, grazie di cuore. E quindi, se non avete nulla da fare, dalle 15:30 in poi venite nel canale e ci faremo un viaggetto con il mitico Turbo Star di Ralph Garage, che è tanta roba, wagyu. E allora, grazie ancora a tutti quanti, ma mi faccio il solito giro di in multilingua approfittando. E allora, grazie a tutti, ringrazio, vediamo un po' se riesco a beccarli tutti. Allora, la zappa storta, a Brixia, a Maurizio Max, poi Johnny Muratore, poi è venuto a trovarmi, vediamo un po', Johnny Muratore, poi chi altro mi è venuto, Brixia l'ho detto, Cirillo 94, 974, e ringrazio tutti quanti voi che mi avete tenuto compagnia in questa mattinata. Quindi, se non avete nulla da fare o se volete che vi faccia compagnia dalle 15:30 fino alle 17:30 circa, sarò in live su Euro Truck Simulator 2 e quindi ufficialmente apriremo la settimana dello streaming. Allora, ovviamente, se siete interessati ad acquistare questo gioco o altri giochi scontati, troverete i link nella descrizione del video, sia qui e anche su YouTube. Grazie mille a tutti ancora. Thank you so much everyone for making me a company. I hope you have enjoyed this experimental daily streaming with Farming Simulator 22. Our appointment is for this afternoon with the ETS2, with the Euro Truck Simulator 2 with the mod of Turbo Star of Ralph Garage. If you are interested to buy this game or other games with a low price at 70%, you will find a few links in the video description. Thank you so much again. So I wait for you this afternoon. Thank you so much. Et alors, merci beaucoup pour avoir regardé cette direct. Merci à vous pour votre compagnie. J'espère que vous avez bien agréé cette direct expérimentale. Notre rendez-vous, c'est pour cet après-midi avec Euro Truck Simulator 2, avec la super bande de Half Garage. Si vous êtes intéressé, achetez ce jeu, votre jeu à prix réduit. Vous allez trouver dans la description du vidéo le lien pour acheter. Merci beaucoup. Et alors, voyons. Io vi ringrazio come sempre. L'appuntamento ufficiale è poi pomeriggio 3:30. Vi aspetto se non tenete niente da fare. Se volete accattare sto gioco a Dio che scontato fino al 70%, da descrizione del video. Se canga per Twitch, canga per YouTube, trovate i link. E allora, ringrazio ancora Brixia76, la zappa storta. Poi, Cirillo, ringrazio ovviamente tutti quanti voi che mi avete fatto compagnia. Quindi l'appuntamento è poi pomeriggio e 3:30. E io come sempre vi saluto, state buono, aiuto!